da un produttore che mi ha proposto di fare il film da questo libro. Io non avevo letto il libro. La storia di questo libro che mi ha colpito. Infatti il film, nei suoi fatti principali, è piuttosto fedele al libro. E poi è chiaro che c'è uno sguardo, un linguaggio, ma questo è ovvio. Il cinema e la letteratura sono due linguaggi completamente diversi. Il dramma che viene raccontato nel libro è sviluppato, trasformato, ma il film è abbastanza fedele a questa storia, al suo mistero, alla sua tragicità e anche a questo percorso del protagonista, prima bambino, poi adolescente, poi uomo, e questa madre indimenticabile che in qualche modo cui morte ha chiaramente condizionato tutta la vita affettiva di quest'uomo. Barbara Ronchi, lei fa la madre, gioiosa, spensierata, ma allo stesso momento con questo segreto che nasconde, è doloroso. Io mi sono immaginata, come avete visto il film, che parte appunto da questo gioco fino alla sera di fai i sogni, io mi sono immaginata un po' come se fosse una giornata di questa donna, dalla mattina, giochi, figlio, e piano piano questo lento spegnersi che comunque le è costato, anche nel dolore che lei prova non è mai... così esibì, anche nel film si vede, no? Sempre un po' in tenuta, quindi in realtà diciamo, le scene più drammatiche per lei erano un po' una prova di forza per non scadere. Cercando di lavorare su un'intensità discreta, proprio per non scadere appunto nel melodramma, nel svelare, di rappresentare una disperazione in modo... con dei tocchi leggeri, ecco. Questo andirivieno nel tempo sta già nel testo, io non ho letto il romanzo di Gramellini, oppure ci giocate molto voi? Nel libro praticamente ci sono tutta una serie di episodi di, anche di tipo sentimentale che però svelano sempre un suo disimpegno, non è come è descritto nel film. Il cambio sentimentale nel libro nasce da questo rapporto con quella che diventerà poi sua moglie. Barbara, com'è lavorare con quell'occhio? Cioè, esigente, paziente? È stato molto paterno con me, cioè è stato sempre vicino, anche lì, no? Lui mi chiedeva a me la descrizione, lui lo era per primo. Cioè...